Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui con una montagna di libri perché ovviamente sono tornata in Italia un mesetto fa e sappiamo tutti cosa succede quando torno in Italia e ho fatto comunque un po' di shopping anche all'usato negli ultimi mesi, quindi volevo così per chiudere in bellezza l'anno farvi un ultimo book haul. Poi penso che girerò anche un video sui 10 libri che ho amato di più durante questo 2017, ma ci penseremo dopo Natale. Per adesso partiamo con i libri che ho appunto acquistato in Italia. Allora, a Ferrari vado sempre, se riesco, da Eccelibro, che è una libreria dell'usato in via Saraceno, quindi se andate a Ferrara, insomma, è in centro, ci passate tranquillamente davanti. Ma questo giro ho solamente guardato la vetrina, sono andata dal libraccio, che è insieme proprio ai BS, quindi sia usato che nuovo. E lì ho trovato un paio di cose interessanti. Il primo libro che ho trovato all'usato, appunto, e di cui vi vorrei parlare, che secondo me è anche un grande colpo di fortuna che abbia trovato, è Prima le donne e i bambini di Elena Giannini Belotti, in questa edizione economica Feltrinelli. Questo dovrebbe parlare del fatto che determinati comportamenti nei confronti delle donne, come appunto anche solo il modo di dire prima le donne e i bambini, perpetuati nella letteratura ma anche nella vita di tutti i giorni, hanno conseguenze di un certo tipo. L'autrice è famosa per aver scritto dalla parte delle bambine che non ho letto e non possiedo, però per questo vi dico che sono stata fortunata quel giorno, ho trovato ancora dalle parte delle bambine di Loredana Lipperini. Io Lipperini la seguo sempre su Facebook, sul suo blog, ovunque lei scriva. E per quanto questa copertina mi avesse fatto un po' ribrezzo, mi interessa molto, ecco, leggere questo libro che so essere un po' una pietra miliare degli ultimi, non dico anni, perché penso sia degli anni 90 questo libro, fatto sta comunque molto importante nel discorso, femminista italiano, quindi sono molto contenta di averlo trovato all'usato. Poi per quanto riguarda invece libri nuovi, mi sono data molto alla saggistica, devo dire, perché ho acquistato Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura, edito Minimum Fax. Questo era in realtà, credo, un libro autopubblicato in versione più ridotta. Io non avevo letto quando girava appunto online. Però appunto ne ho sentito parlare tramite il sito di Minimum Fax, credo tramite la loro newsletter. Mi aveva incuriosito molto perché la classe disagiata in teoria sarebbe la mia, la nostra. Quindi una classe che è stata cresciuta con certi ideali, come il fatto che se avessimo studiato, ci fossimo impegnati, fossimo stati sempre bravi, tutte le porte si sarebbero aperte di fronte a noi e sappiamo perfettamente che non è così. Quindi non una lettura particolarmente leggera dal punto di vista psicologico forse, però che mi andava sicuramente di recuperare. E poi questo è un libro che volevo già quando avevo visto la puntata sempre di Provincia Capitale, che ormai vi sto spammando ovunque, su Trieste, e quindi si collega benissimo con il libro che ho comprato a Trieste quest'estate. Ed è appunto Bobby Buzz, ma non ce la posso fare io pronunciare questo nome, per me è tipo uno scioglilingua. Bobby Buzzlen, L'ombra di Trieste di Cristina Battocletti, edito La nave di Teseo. Lei è quella giornalista appunto che era presente durante la trasmissione ed era lei che aveva citato questo autore e questa è la biografia che lei ha scritto, che è cicciottissima, ha un sacco di foto dentro e non vedo l'ora veramente di leggerla, e nel retro di copertina dice che appunto Bobby Buzzlen aveva la rara qualità di intuire quali erano i grandi libri senza i quali l'umanità sarebbe stata un po' più sola. Quindi meglio di così non saprei. Arrivata in Italia, poi mi aspettava anche un pacchetto di Volant che mi ha inviato di notte di Mercedes Lauenstein, se si pronuncia così, tradotto da Elisabetta Dalbello, che è un romanzo molto particolare di cui hanno parlato, credo, Federica del Lunedì dei Libri e anche Diana, dove praticamente questa donna che soffre di insonnia racconta capitolo per capitolo, come se fossero storie, ognuna indipendente dall'altra, le vite delle persone che hanno le luci accese, insomma. È molto breve, sono molto curiosa di leggerlo e ovviamente se l'avete letto, così come tutti gli altri libri, fatemi sapere che ne parliamo.
Poi, tornata a Londra, sono andata a un paio di presentazioni. La prima è stata quella di Jane Campbell, che, come saprete se la seguite, ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti, The Beginning of the World in the Middle of the Night, con questa bellissima copertina. Lei dal vivo è ancora più, non lo so, esplosiva che in video. È fantastica. Tra l'altro a presentarla c'era, come si chiama, Lina di Just Kiss My Frog. Quindi è stata una presentazione molto bella. In realtà io non ho visto niente perché ero in ultimissima fila e tutte le teste davanti a me coprivano. Però è stato veramente divertentissimo, ma anche molto, non so come dire, molto coinvolgente. Sapete che lei è molto appassionata di favole, di racconti anche folcloristici, e sapete che anche alcuni di questi suoi racconti riprendono un po' questo immaginario. Ma il modo in cui lei le ha spiegate, non so come dire, ha citato la Sirenetta, ha citato La Bella e la Bestia, ha citato anche Cappuccetto Rosso e un racconto, una riscrittura di Cappuccetto Rosso fatta da Roald Dahl, che ha qualcosa di inquietante, e ha spiegato. E appunto, dicevo, ha spiegato tutto questo in modo molto coinvolgente, molto profondo e collegandolo benissimo all'età moderna e al fatto che queste storie ancora vengono tramandate, ancora le raccontiamo, seppur ovviamente con anche riscritture come possono essere i cartoni della Disney o romanzi come, o racconti come quelli di Angela Carter. Che si vanno a significare il fatto che noi come esseri umani sentiamo questo bisogno di dover raccontare storie. E le calava anche nella realtà dell'epoca per spiegare perché, ad esempio, la Sirenetta finisce in questo modo nella fiaba originale di Andersen, perché in realtà altro non è che Christian Andersen che mette se stesso, lui è la Sirenetta, che è impossibilitato a vivere pienamente l'amore che prova per un altro uomo che invece sposa una donna. Tutte cose che io non sapevo e che mi hanno affascinato tantissimo, quindi sono molto curiosa di leggere questo. L'altra presentazione è stata quella di Ali Smith. Ovviamente è uscito Winter, che aspettavo con un'ansia indescrivibile, e anche questo l'ho divorato come autunno nel giro di qualche giorno. Mi sono fatta autografare chiaramente il libro e tra l'altro c'è una parola che non riesco bene a capire, quindi boh, ero talmente emozionata come al solito che ho biascicato due stupidate, ma vabbè. E niente, so che probabilmente arriverà anche questo in Italia, ma nel frattempo credo che in primavera esca autunno, per quanto strano possa suonare. Quindi io vi invito a buttarvi su autunno e a perdercivi dentro. Poi, saprete che se leggete la mia newsletter, di cui vi lascio sempre il link qua sotto, che ultimamente sto guardando una serie TV di Amazon Prime. Non l'ho ancora finita, no, infatti mi sto tenendo le ultime due puntate che si chiama Good Girls Revolt. Questa serie TV è tratta da un libro che ho prontamente comprato, che si chiama The Good Girls Revolt di Lynn Povich, la quale era una fra quelle giornaliste di Newsweek, come appunto si dice avviene nella serie TV. Che si sono in un certo senso ribellate a questa politica maschilista per cui le donne non potevano firmare gli articoli con il proprio nome, non solo, ma facevano il grosso del lavoro, cioè la ricerca, quello che noi oggi chiameremmo fact-checking, e prendevano meno della metà di stipendio rispetto agli uomini. La serie TV mi sta piacendo tantissimo, appunto, e volevo leggere il libro perché appunto la serie non è stata rinnovata. Non sono sicura dove finisca perché appunto la sto centellinando come se fosse così un nettare degli dèi. Però da quanto ho capito il libro va più in profondità, è un po' più documentaristico rispetto alla serie che chiaramente è più romanzata ed è un po' più, come dire, edulcorata, ecco, perché deve essere una serie TV, chiaramente. Questo però mi ha fatto appassionare tantissimo quel periodo a cavallo fra gli anni 60 e 70, e visto che sia nella serie TV che credo anche qui viene citata Nora Ephron,
e che io non, e che è un'autrice che non ho mai approfondito più di tanto, ho pensato di recuperare questa antologia che si chiama appunto The Most of Nora Ephron. Che contiene tantissimi suoi articoli, ma non solo, contiene anche ricette, dovrebbe contenere anche parti di alcune sceneggiature. Saprete che lei ha scritto Harry ti presento Sally fra i vari film che ha scritto. Poi ci sono appunto ricette, articoli, fino anche ad articoli più recenti, tant'è che appunto la sezione viene chiamata come se fosse una blogger, perché aveva cominciato a scrivere anche, mi sembra, per la Huffington Post online. Finora ne ho letto tanto così, è uno di quei libri ovviamente dove non c'è un continuum, è diviso per sezioni, quindi ci sono alcuni. Finora ho letto la sezione sul giornalismo e ho cominciato quella su. Oddio, non mi ricordo neanche già più. Ah no, ho letto anche quella di Advocate, dove parla ad esempio anche del movimento femminista, e ha cominciato la sezione dove ogni articolo parla di una donna diversa. Quindi è tutto molto, è molto interessante ed è vero ciò che dicono di lei, che appunto è molto brillante e fa proprio ridere in alcuni momenti. E quindi sono contenta di aver recuperato questo perché fa sì che io possa farmi un'idea un po' più in dettaglio di tutte le sfaccettature che facevano parte di Nora Ephron, e come immagino, insomma, mi piacerà, perché per ora mi sta piacendo molto, potrò poi magari recuperare il suo unico romanzo e avventurarmi di più, insomma, in questa avventura. Poi sono andata un po' così in giro a vagare per mercatini di Natale dove non ho trovato niente come al mio solito, però ovviamente ho trovato libri. E quindi il primo di cui vi parlo è Bluets di Maggie Nelson. Lei è famosa per aver scritto ultimamente The Argonaut, che credo sia uscito in italiano per Il Saggiatore con il medesimo titolo, L'Argonauta, Gli Argonauti, non mi ricordo. Questo però è un po' diverso, nel senso che è, come potrete vedere dalla copertina e dal titolo, parla del colore blu. Ma sapete che in inglese blu vuol dire anche, ricorda anche, si fa riferimento anche alla tristezza, no? E ha sfumature anche più profonde e più negative, se vogliamo. E difatti in questo libricino che ho cominciato a leggere, ci sono tutti questi piccoli paragrafetti proprio numerati in cui lei parla sì di questo suo innamoramento nei confronti del colore blu e di tutto ciò che le ricorda il colore blu, di ciò che il blu le fa venire in mente, ma è anche diciamo, un modo, il colore blu, per attraversare un periodo molto difficile della sua vita dove lei si trova alla fine di una storia d'amore e nello stesso periodo una sua cara amica ha un incidente molto grave. Quindi anche questo non è un libro allegrissimo, devo dire, però è molto fa riflettere molto, è molto non so come descriverlo. È bello, però è chiaro che a livello emotivo è un viaggio non indifferente, ecco. Se è un periodo in cui magari siete un po' inquieti, lascerei perdere, però in linea di massima è molto interessante e molto poetico anche il fatto che proceda per questi piccoli paragrafi, lo rende forse un po' più digestibile proprio perché le tematiche sono tutte così, importanti. Però ecco, se l'avete letto fatemi sapere. Poi ho così, mentre vagavo per questa libreria, ho visto che sporgeva leggermente dallo scaffale questo libro e quindi l'ho tirato fuori, l'ho sfogliato e ho pensato di acquistarlo. E si chiama A Woman on the Edge of Time di Jeremy Gavron, A Son's Search for His Mother. Già la copertina mi piace tantissimo. E poi, sempre per il filone Mi piacciono i libri allegri, racconta, perché è una storia vera, è un romanzo autobiografico, racconta appunto di un figlio. Di lui stesso, che si ritrova a dover convivere con il suicidio di sua madre. Questo è un romanzo ambientato a Londra, romanzo, sì, appunto, una storia vera avvenuta a Londra, e dovrebbe raccontare come lui ha
cercato di superare questa cosa che è successa quando lui era un bambino, essenzialmente, se non erro, ecco, si aveva 4 anni, quindi era veramente piccolino. E non so, c'è anche un blurb di Ali Smith, quindi no, è bastato poco per vendermelo la copertina, Ali Smith, una storia così che ti viene da suicidarti anche a te, e io sono così, per i libri non malinconici di più. E questo non so, effettivamente non mi sono informata se esista in italiano. Come al solito vi lascio sotto la lista dei libri e se trovo una traduzione o qualsiasi informazione, ecco, vi metto tutto. Ma chiaramente se ne sapete più di me, vedete che nell'info box non ho messo qualcosa, fatemi sapere che aggiorno. Poi, no, veramente mi rendo conto che i prossimi libri sono tutti un po' ansiogeni. Sempre in quella libreria. Ho trovato questo libricino di una casa editrice che non conoscevo, che presumo sia una casa editrice indipendente, si chiama Charco Press. Il libro è stato tradotto non so da quale lingua, credo dallo spagnolo, perché parla di letteratura argentina, da due traduttrici, Sarah Moses e Carolina, o Carolina, non lo so, Carolina Orloff. Il libro in questione è Die My Love di Arianna Arwitz, non so, tutti i nomi facili da pronunciare oggi. E sì, anche questo, dicevo, sempre per il filone Allegria, dovrebbe parlare di una donna che si trova nella campagna francese e nella provincia e che si trova appunto a combattere contro questi suoi demoni personali, che non sono altro che la voglia, da una parte, di mettere radici, stare con la sua famiglia, essere una madre, una donna, e al tempo stesso di voler mollare tutto, bruciare la casa, andarsene, eccetera, eccetera. E che sono due estremi in cui mi ritrovo molto, così, diciamo interamente, così apertamente all'internet, di essere una persona instabile. Però, nel senso, nel retro parla sì di questo aspetto della trama, ma parla anche del fatto che la scrittura di questa autrice è stata paragonata a quello che David Lynch può essere per il cinema, quindi sicuramente è un libro di quelli che ti distrugge. Non so come, perché anche è molto piccolino, però mi sembrava davvero interessante. Anche il fatto che abbia questi capitoli abbastanza corti, non lo so, mi ha colpito molto e appunto ho visto che era una casa editrice che non conoscevo, può essere un modo per scoprire cose nuove, insomma. Poi, e questa è quella che Andrea definirebbe la piratata del mese, è un romanzo che è appena uscito per Minimum Fax, ma non mi ricordo con quale titolo, ve lo lascio sotto. Qui si chiama Sympathy ed è di Olivia Sudic. L'ho trovato in edizione cartonata all'usato e l'ho pagato meno della metà dell'edizione in paperback, quindi modestamente. Cioè, non mi ricordo esattamente quale sia la trama, se non erro lei, la protagonista, comincia ad appassionarsi di un artista e comincia anche ad avere una sorta di seconda vita online. Questo avrà delle conseguenze anche nella sua vita fuori dallo schermo. Ne ho sentito parlare molto bene come di un romanzo che riesce a parlare dei social media senza essere già vecchio, in un certo senso già obsoleto. Appunto, questo sono sicura che sia uscito anche in italiano, quindi magari qualcuno di voi l'ha letto e se sì, mi faccia sapere. Perché mi ispira molto, però al tempo stesso. Quando si parla appunto di social media sono sempre un po' restia perché so che c'è dietro l'angolo il rischio di essere o di fare troppi spiegoni o di tradire una sorta di facciata fittizia che insomma non mi va di trovare nei libri. Ultimo libro, poi passiamo ai graphic novel. Questo è colpa di Gardi, cioè di Gerundio Presente Blog, che sicuramente conoscerete, ma se no vi lascio comunque sotto il suo canale perché lei fa video principalmente sul cinema, ma anche molto sui libri. E non è la prima che parla di questo libro, ma è quella che ne ha parlato per ultima, diciamo, in questo periodo e che ha fatto proprio esplodere così la mia voglia di comprarlo. E sto parlando di The Geek Feminist Revolution di Cameron Hurley.
Questo appunto mi era stato consigliato, credo sotto uno dei miei video della serie Libri Isterici, da quella persona che io non dimenticherò mai perché non mi ricordo come ti chiami, ma io questo libro l'avevo messo in wishlist dopo il tuo commento. E appunto Gardi ne ha parlato, e mi ha fatto incuriosire ancora di più perché essenzialmente dal titolo potrete capire che si parla di argomenti appunto geek, quindi fantascienza. Se non erro, si dovrebbe parlare anche di videogiochi, e non mi ricordo, di film, e ovviamente si parla di femminismo, ma quello che non avevo capito guardando semplicemente online, che mi ha fatto capire invece, appunto Elisa, è che questo è anche in parte un memory in un certo senso, quindi andiamo a conoscere anche un po' di più l'autrice. Che è sempre un mezzo che a me piace molto, mi piace quando riesco a entrare più in contatto con uno scrittore, specialmente, non so che sembra un po' un controsenso, però specialmente quando si parla di non fiction mi piace riuscire a entrare di più in sintonia con la personalità di chi li scrive e quindi sono molto curiosa di leggerlo. E niente, fatemi sapere se l'avete letto perché sembra veramente molto interessante, magari potrei dedicarci un Libri Isterici quando riuscirò a finirlo, quando riuscirò a leggerlo, sapete che ho i miei tempi biblici, ma arrivo. E infine, due graphic novel. Lascio proprio la bestia per ultima e veramente passiamo da un estremo all'altro. Il primo è questo libricino, che anche questo ho trovato all'usato, quindi grande affare. Si chiama Long Red Hair di Meigs Fitzgerald ed è un memoir. È la storia di appunto lei. E della sua, diciamo, infanzia barra adolescenza, della scoperta della sua, quella che lei definisce bisessualità, ma che sostiene, essere un termine che era l'unico all'epoca per poter descrivere quello che lei sentiva. È pubblicato da Conundrum Press e viene classificato come uno young adult. E in effetti mi ritrovo in questa diciamo, descrizione, lo trovo molto adatto a persone che siano in fase di crescita, non so come dire, perché riprende proprio tanti aspetti tipici dell'adolescenza, ma non so, e lo fa essendo molto in contatto anche con quello che era il suo io all'epoca. Arriviamo all'ultimo, che come da titolo è una bestia, e sto parlando di My Favorite Thing is Monsters di Emily Ferry. È veramente enorme, cioè questa è la mia mano, vabbè io ho le mani grandi, però comunque anche solo la mano grande è disumano ed è bellissimo. Non l'ho ancora finito perché è veramente una bestia, nel senso che è densissimo, ma partiamo da principio. Allora, innanzitutto lo vedete così, non so se si veda bene qui però essenzialmente è fatto come il dorso di un quaderno, e questo perché la protagonista, che è una ragazzina, una bambina, disegna la storia e lo fa su un quaderno, chiaramente. Quindi ci sono proprio i buchi delle pagine, da quaderno appunto con i buchi, ci sono pagine tutte in bianco e nero, altre dove usa i colori, e la cosa che a me fa molto ridere anche è che lei si disegna come un mostro. È ambientato a Chicago alla fine degli anni 60, dove appunto la vicina di casa di questa bambina, che è un personaggio per lei affascinante, viene trovata morta in casa. E la bambina non è convinta che lei si sia suicidata e quindi vuole indagare. E quindi da una parte c'è questa atmosfera tipica da noir, dall'altra c'è il fatto che lei appunto è una bambina, appassionata di tutto ciò che riguarda i mostri, perché lei legge tutti questi giornali, no? Tipo questo, no? Con storie dell'orrore e cose di questo genere. E dall'altra però è anche uno spaccato di quella che era la vita negli anni 60 in una cittadina americana per quanto riguarda le famiglie meno agiate. Lei vive infatti da sola con la mamma e il fratello più grande. Si parla anche di olocausto perché man mano che scopriamo
le origini appunto di questi vicini, di quella che è stata uccisa appunto o si è suicidata e di suo marito, si parla anche di un passato in una Germania nazista. Quindi sono curiosissima di portare avanti questa lettura. È chiaro che è uno di quei graphic novel che non posso mettermi in borsa e leggerlo in treno perché pesa 2000 kg, e per questo mi ha anche un po' rallentato, però appena lo finisco ve ne parlo più in modo approfondito perché è meraviglioso, cioè ha dei disegni che sono qualcosa di spettacolare. E niente, ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine. Come sempre, se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere. Vi lascio tutti i contatti sotto, tutto l'elenco dei libri sotto. E niente, ci sentiamo nei commenti. Ciao!